tratto perché ti leggo una frase dell'immunologa Viola che ha detto basta al protagonismo delle regioni, basta con la gara a chi vaccina di più. È di questo che stiamo parlando? Non so se il punto è questo, c'è una gran confusione su AstraZeneca sin dall'inizio, più volte noi abbiamo parlato quando sembrava non se la dovessero fare le persone più anziane, insomma le più giovani, c'è un problema in relazione al rischio e alla fascia di età, no? Che sì, non è di oggi, occorre che oggi però il governo e il CTS insieme, perché questo è il punto, devono dire assolutamente una parola chiara, ecco. Perché la confusione è notevole e il problema qual è? È che mentre quando c'era, diciamo, una situazione pandemica più delicata, no? Col Covid che circolava molto di più, il vaccino veniva percepito anche, passami il termine e la sintesi dovuta alla televisione, il male minore, no? Diciamo, sì, cioè, anche sì, se un po' di rischio c'è, il rischio che io corro se mi ammalo è maggiore. Ecco, in questa situazione di oggi, ecco, con contagi molto bassi, ringraziando Dio, una ripresa di quasi, quasi normalità, il rischio è che sia un disincentivo non ad AstraZeneca, ma in generale un disincentivo complessivo, cioè... esattamente, un disincentivo complessivo a vaccinarsi, no? Che uno dice, chi me lo fa fare? No? Ecco. Quindi, no, ma poi diciamo c'è l'altro elemento che siccome la sanità, come sappiamo, è appannaggio delle singole regioni, in questo equilibrio precario in cui decide la regione, però il ministero dà l'indicazione con il CTS, si finisce con non prendere una decisione vera, cioè lì serve un'indicazione chiara e per favore datecela, vediamo se oggi ce la darà, sì, il ministro Speranza, perché chiunque sia genitore di un ragazzo che magari vuole a tutti i costi andarsi a vaccinare, in questo momento francamente non sa cosa fare. Che succede adesso? Sono anche quelli che hanno fatto la prima dose e che aspettano, appunto, la seconda, peraltro, per esempio. No, esatto, esatto. Presente, presente. Prima dose, esatto, fatta in attesa di seconda. Allora, c'è una dichiarazione.